Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Big Mood di Yamba. È un ragazzo che ormai seguo da diverso tempo perché l'ho scoperto nel 2017 con Cuscino, canzone in cui c'è anche Drefgold, e secondo me è una hit devastante che se non conoscete recuperatela. Fidatevi di me. Ma non solo, perché collaborò anche in Scugnizzi con Capoplaza, Rio Carrera. Insomma, è un ragazzo che sta nella scena da diversi anni, ma nonostante questo non è mai riuscito a fare il salto di qualità. E secondo me in questo ha le sue colpe, soprattutto dal punto di vista della continuità, nel senso che comunque è uno che ha sempre droppato diversi singoli sparsi, non è mai uscito un progetto a cui magari, spero, non lo so, starà lavorando, e quindi non è mai poi effettivamente riuscito a fare il salto di qualità. Questo venerdì è uscito il suo nuovo singolo, Big Mood, ce lo ascolteremo adesso, anzi direi che possiamo anche partire. Ma prima di farlo, mi piace, commento, iscrivetevi al canale qualora non lo foste. Mi raccomando, trovate tutti i link, playlist, social, eccetera, eccetera, in descrizione. Ho già la vibes, è abbastanza tranquilla. Ok. Ok. Molto introspettivo. Preghi che vado all'inferno giù. Sei una bad girl, la tua amica, mio frate. A tutto in tosca non parla francese. Giriamo intorno come in un hotel. Allora, la canzone ci sta, è carina, non mi è dispiaciuta affatto, ha una vibe molto tranquilla, proprio chill. E questo in parte mi ha sorpreso perché Yamba sono comunque sempre stato abituato a sentirlo sulle canzoni un pochino più hard, dal ritmo più trap. E quindi da questo punto di vista si è spinto oltre la sua, diciamo, comfort zone, ha provato a fare qualcosa di nuovo che secondo me in parte gli è riuscito, perché comunque le linee melodiche ci stavano, anche il ritornello ti entra in testa, ma comunque c'è qualcos'altro su cui può migliorare per rendere il sound ancora più pulito. Sinceramente credo che lui sia un pochino più improntato sulle robe cattive. Per esempio, l'anno scorso, se non sbaglio, è uscita 360 e l'ho anche reactata con Drefgold e Sapo Bulli, e secondo me lui su quello stile lì è davvero troppo forte. Però devo dire che anche questo sound alla fine gli è riuscito. È uno che poi negli anni passati ha collaborato comunque anche con dei rapper abbastanza affermati sulla scena. Ripeto, l'anno scorso Drefgold, Sapo Bulli, nel 2017 ancora Drefgold, ancora prima Capoplaza. Quindi è uno che secondo me i suoi agganci ce li ha anche. Ripeto, quello che continua a mancargli forse è un po' di costanza, e secondo me ha un gran bisogno di far uscire un progetto. I singoli li sa fare, ne ha fatti uscire tanti. Se dovesse far uscire un album solido di una decina di canzoni in cui vai anche a piazzare i giusti fit, e lui, ripeto, gli agganci ce li ha, potrebbe uscire davvero una cosa interessante che magari potrebbe anche metterlo sotto i riflettori. Per il resto niente, la canzone è abbastanza easy, ve l'ho detto, molto chill, rilassante, ha una bella vibe proprio tranquilla, ti mette proprio in un mood sereno. Dal punto di vista dei testi, lui ha una scrittura molto d'effetto, anche perché si vede che gran parte del testo appunto è quasi improvvisato, o comunque si basa molto sull'orecchio, sullo schema del flow più che sulle parole, ma allo stesso tempo ha un modo di scrivere che secondo me ti sa colpire. A rappare è bravo, ma questo già lo sapevamo, quindi per me il singolo ci sta. Spero che possa continuare a far uscire musica a breve, o proprio magari un progetto, per me sarebbe un sogno. Voi invece cosa ne pensate? L'avete ascoltata Big Mood di Yamba? Cosa ne pensate di lui, del suo percorso? Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Nel caso in cui già lo foste, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni video che carico qui sopra. Vi consiglio, come al solito, di seguirmi su TikTok, perché attualmente sono più attivo lì che qui su YouTube. Stiamo andando bene, stiamo crescendo, e quindi mi sto anche divertendo a fare i contenuti lì sopra. Per il resto, qui sotto in descrizione trovate anche Facebook, anche Instagram, ma soprattutto le playlist del rap americano, del rap italiano. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.